Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Appuntamento quotidiano con Buongiorno con noi, una nostra rassegna stampa che però dà ampio spazio anche alle notizie che tengono banco in questi giorni. E proprio a proposito di una notizia di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi e che avete visto su tutti i giornali e sui siti, nelle scorse settimane c'è stato il record italiano di profondità, di raggiungimento di basse profondità degli abissi nelle grotte delle nostre Alpi Apuane, record italiano firmato da un gruppo di qualcuno li chiama sciagurati, qualcuno li chiama avventurosi, comunque un gruppo di giovani ragazzi, Spelleo Mannari. Adesso ci spiegheranno cosa significa Spelleo Mannari, che sono un gruppo non riconosciuto, però molto eterogeneo, perché ci sono ragazzi che vengono un po' da tante realtà del mondo Spelleo, compreso anche Svizzera e Spagna, se non sbaglio. E vi presentiamo uno degli, diciamo così, dei pazzi che vanno là sotto in questi cunicoli angustissimi. Buongiorno, Buongiorno, buongiorno. presentati. Gianmarco Innocenti, Gianmarco Innocenti, reduce da ora bene. dalla spedizione con gli altri ragazzi all'Abisso Paolo Roversi. Allora, Abisso Paolo Roversi, diciamo subito, si tratta di una grotta, Una grotta che si apre sul Tambura, quindi nei nostri monti, no? sui monti delle Alpi Apuane qui in Toscana, e esplorato 20 anni fa dal gruppo speleologico fiorentino, del quale diciamo, la nostra squadra era composta da Filippo Dobrilla, che era uno Allora, dei la membri. squadra, guarda, io mi sono aperto, cioè, c'era un gruppo molto nutrito, 22 componenti, qui siamo sul sito del Corriere della Sera, Corriere Fiorentino, 22 componenti, età compresa tra i 24 e i 50 anni, 5 toscani, Sì. Gianmarco Innocenti, Thomas Pasquini, Riccardo Nuciotti, che è un viareggino, il fiorentino Filippo Drobrilla, appunto, il pisano Pascal Vacca, con loro appassionati di Piemonte, Veneto, Campania, ma anche San Marino, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci sono tutte le foto realizzate all'interno della grotta, però più che queste foto, Marco stamani ci ha fatto un grande regalo, noi abbiamo anche un po' di immagini di questa avventura sotto 20.000 leghe sotto i mari proprio, eh. Allora Gianmarco, partiamo da lontano e poi ci spieghi le cose. Perché Spelleo Mannari? Perché fuori dai gruppi riconosciuti? Allora, fuori dai gruppi riconosciuti perché eravamo un attimo stanchi di quella burocrazia che sta dietro a un gruppo ora come ora. Diciamo, lo scopo che almeno noi, che ci siamo ritrovati come gruppo di amici, vediamo nella speleologia era quello di fare esplorazione, non portare avanti una politica, diciamo, di gruppo che preveda corsi, solamente gite organizzate e cose. Volevamo un attimo formarsi anche noi come speleologi e non solamente utilizzare quello che facciamo per divulgarlo. Anche questa è speleologia, però Certo. c'è un momento in cui la speleologia va divulgata e un momento in cui dobbiamo crescere noi. E secondo noi era il momento di crescere, di fare qualcosa che ci potesse formare anche personalmente, non per poter andare a formare solo altre persone, altri ragazzi, cosa onorevole, però per noi non è ancora il momento. Ti faccio subito una domanda. Sì. Te come ti sei avvicinato alla speleologia? Con uno di questi Io corsi o tramite sì, io amici? ho iniziato con amici che mi parlavano di speleologia, di grotte, spedizioni a giro per il mondo, fra Madagascar Alpi Liguri, e sono rimasto sempre affascinato da questo mondo all'inizio di folli. Poi, avvicinandomi, ho visto che realmente sono un po' folli, però mi ci trovavo bene. Mi ci trovavo bene Detto con la serenità proprio. sì, ma anche perché tanto ci si accetta per quel che siamo, nessuno è Certamente. perfetto. È una L'importante è follia stare sana bene. quella lì comunque, È non è una una follia follia sana, se nel fatta senso con la che maniera. è vista da chi come me non ha mai messo un piede in una grotta, che vede quei cunicoli e dice che bisogna essere folli per infilarsi là sotto,
chiodi, che poi è una discese questione quasi d'alpinismo. di conoscenza, Però al no? tempo stesso vedo anche che avete fatto le cose con grande conoscenza, sicurezza, avete fatto due campi base, uno a 800 e uno a 1100 metri, Certo, quindi sì. eravate nel Organi massimo della quello professionalità e del professionismo, ecco, e quindi sicurezza anche, la sì. sicurezza anche. Quindi la follia è avere il coraggio di sapere che sopra c'è 1000 metri di terra, poi è E chiaro allo che stesso tempo avere la tranquillità di è più poter. difficile farsi male sul divano di casa davanti al caminetto che in una grotta, però insomma io ti capisco benissimo, tutti sanno che anch'io ho fatto le mie esperienze, in tutti gli sport più strani e pericolosi del mondo, però ecco, apprezzo, ti dico, non soffro di claustrofobia, ma è una di quelle cose che se non me lo ordinasse il dottore Guarda difficilmente farei, ecco, credo come tante persone, però sono ammirato dallo spirito con cui voi andate in grotta e che vi porta a superare problemi di solitudine, buio, freddo, necessità di Sai, attrezzature. solitudine, quella si cerca sempre di evitarla. Vabbè, noi siamo andati giù in 18 e ti assicuro che di solitudine c'era N'era molto poca, poca. però tante volte so che la Sì. domenica uscite uno, due, Sì, quando andiamo a nel fare le senso. battute di ricerca, sì, in linea di massima quando entriamo dentro, che sappiamo che stiamo dentro, non mai meno di tre. Certo, Sempre per una questione di di essere di sicurezza, no? sicurezza. E poi anche perché comunque almeno a noi ci piace star bene, divertirci, quindi è come ragazzi che escono sabato sera e vanno a ballare e noi usciamo il sabato sera e entriamo in È grotta. andata in grotta. Una passione come un'altra che ci accomuna. Ritorniamo un po' a questa avventura, quindi la necessità di aggirare un po' quelli che a volte diventano ostacoli, quelli burocratici o la necessità a volte anche di Sì. autofinanziare gruppi con i Più corsi, con queste che cose, ostacoli era proprio un'esigenza personale che sentivamo noi, non tanto la cosa che ci opprimeva. Era proprio una sensazione che avevamo e che non avevamo percepito, secondo noi, come una cosa così sana all'interno della speleologia. È il momento che si aprano i legami fra i gruppi, che la gente cominci a partecipare fra di loro, che non ci siano più barriere, Capisco, vecchi capisco benissimo. rancori, Cioè, i fiorentini vecchie. con i viareggini, i viareggini con i liguri, i liguri con i Con quelli siciliani. che. Insomma, è una cosa molto Abbiamo apprezzabile anche visto che questa. Ecco, i risultati si possono ottenere se. quanto ci vuole di tempo per preparare un'avventura come quella che voi avete preparato sotto il tambura, record italiano, insomma, Vabbè, 1300. 1358. 58 metri sotto il livello del mare. Allora, fai conto che comunque i ragazzi che l'esplorarono 20 anni fa, quello che noi abbiamo fatto in più o meno un anno, loro l'hanno fatto in 2 o 3 fine settimana. È Capisco. stata una cosa veramente. Se diciamo all'epoca i mezzi mediatici erano quelli che ci sono oggi, sarebbe stata una Un bomba, un evento, ecco. evento. E anche loro comunque erano un bel gruppo misto, bresciani, fiorentini. Era un periodo in cui la speleologia era molto attiva, moltissimo. La nostra difficoltà era stata solamente il fatto di dover portare giù Luca con tutta l'attrezzatura per poi riuscire a fare il record e immergersi nel sifone terminale. Ecco, spieghiamo. La parte proprio finale di questa grotta è un È sifone, un sifone. classica U, Classico collo d'oca, e dentro c'è e l'acqua. dentro c'è l'acqua, Quindi allagato. Luca sarebbe. Luca Pedrali, lo spello sub, è arrivato sul sifone, arrivato Quindi al. l'avete E portato fino lì e poi lì da lì si è bombole muta. vestito, bombole muta e si è immerso. Si è immerso in questo sifone che presentava una parte che scendeva fino ad arrivare a una stanzettina di piccole dimensioni, per poi risalire e quindi la possibile riuscita nelle vie aeree e quindi non più Quindi il solito sommerse discorso dall'acqua. dei vasi comunicanti, no? Quasi come. Dove entri, se risale a quell'altezza Dopo dovrebbe finire l'acqua ritrovi e dovresti l'aria. trovare un'altra grotta o qualcosa Un'altra del grotta, lo genere. proseguimento della stessa, una galleria che
che non aveva permesso, diciamo, che non era possibile la percorrenza. Però non è stato così. Non è stato così perché, diciamo, dopo la stanzetta si creava questo meandro allagato, stretto, che Luca ha provato a mandare di là il casco, ha provato a mandare di là la telecamera, a affacciarsi e vedere com'era, ma era talmente stretto che più di 10 metri non è riuscito a percorrere. Ho capito, quindi per ora l'avventura finisce lì, poi L'avventura, chissà, no? diciamo, l'esplorazione del sifone è terminata. La grotta ci ha detto tante cose da questa esplorazione, perché siamo riusciti a capire che potrebbe non essere il sifone terminale, che ci potrebbero essere altre vie per bypassarlo, quindi superarlo e passare direttamente sulle vie aeree se ci sono dall'altra parte. Però per ora attualmente sono tutte intuizioni che... Fate sempre col filo d'Arianna, cioè quando Sì, vi lasciate il filo per poi rifare la stessa sub strada sì, attraverso, il perché sub giù sì. sono tanti cunicoli. Allora no, noi come nelle vie aeree, in questa grotta qui nell'Abisso Paolo Roversi non è stato così essenziale, anche perché abbiamo questo tubo di 1250 È metri che va unico, giù giù. dritto dall'ingresso, poi ha i suoi 100 metri che risalgono, che formano la quota del 1358. Però più o meno diciamo che è quasi un tubo che va giù dritto, ha i suoi rami secondari, diciamo, però è un tubo che va giù dritto. Ho capito, benissimo. E ritornando un attimo alla eterogeneità del gruppo, come vi contattate, come vi trovate, essendo così è la passione che vi accomuna, non è Sì, che c'è allora, qualcosa. tante delle amicizie che ci hanno portato a essere così numerosi sono nate dai vari campi spelio e dalle varie amicizie del singolo con altri. Io Certo. sono molto amico di questi ragazzi lucchesi, ma non ho iniziato a fare speleologia con loro. Ho capito. L'ho conosciuti tramite amicizie in comune e abbiamo iniziato ad andare in grotta insieme. La cosa è stata divertente e abbiamo continuato. E Bene. questo anche per Luca, lo spello sub, ha portato giù i suoi amici dalla Svizzera, da Trento. Poi abbiamo avuto il ragazzo spagnolo che ha saputo che noi andavamo a fare questa immersione e allora ci ha contattato chiedendoci di poter venire. I due ragazzi cunesi, amici di Thomas Pasquini, che sono venuti giù dal Marguerite, dalle Alpi Liguri per fare Certo. esplorazione con noi. Prima ti chiedevo quanto ci avete messo, perché chiaramente questa era una cosa che probabilmente era trapelata anche nei vostri ambienti, no? Il fatto che avreste tentato Trapelata, era questa una avventura. cosa Libera, cioè, si sa, libera, noi facciamo questa cosa, sì. no? Qualche Ma chiamiamolo così, invidia, gelosia. invidia e gelosia, io so solamente che ci siamo trovati senza del materiale in grotta. Ora, cosa abbia spinto, cosa sia successo, sinceramente no, non lo so e non me lo voglio immaginare. Cioè, no, non ne vedo motivo. Ci sarà modo sicuramente nell'ambiente di far venire fuori questa cosa e spero che non ci sia un atteggiamento di silenzio nei confronti nostri e comunque secondo me della speleologia in generale. Beh, allora siamo a Buongiorno con noi, è la nostra trasmissione dedicata anche alla rassegna stampa. Vi faccio vedere subito il primo titolo di giornata che è dedicato alla Nazione. Mettiamo un attimo in stand-by Gianmarco. La Nazione che parla dello scontro sul campo di Marte, scontro che ha acceso il presidente della provincia Baccelli, la risposta di Polimeni che parla di un investimento al campo di Marte anziché di una possibile speculazione. Feroce scontro sul campo di Marte, guerra sul nuovo edificio. No, di Baccelli, Polimeni dell'ASL 2 parla invece di un investimento. Questo è il titolo della Nazione Cronaca di Lucca. Poi viaggio dei colleghi di Piazza del Giglio alla stazione, tra rifiuti, siringhe e immobili degradati, e dal parcheggio accesso libero allo scalo merci. Ecco la foto dell'accesso libero aperto. La Nazione titola Il colabrodo. Poi la notizia di cronaca: ladri acrobati a Media World sono entrati dal tetto e hanno rubato 5 PC prima di darsi alla fuga. Hanno abbandonato a terra, probabilmente per
la Furia, una cinquantina di iPhone. Tornando sul feroce scontro al campo di Marte, andiamo un attimo nelle pagine interne e saltiamo l'inchiesta del varco aperto dal collega e andiamo a cercare come nelle pagine interne sia stato affrontato, ora non trovo dov'è, la pagina è la 11, pagina 11, eccoci qua. Polimeni contrattacca, eccolo qua. Campo di Marte, botta e risposta con il presidente della provincia Baccelli, Polimeni della ASL 2 che contrattacca e dice è un investimento, per il direttore ASL si devono valutare bene costi e tempi di adeguamento della struttura esistente. E poi c'è una foto divertente con la vignetta del nostro amico Sesti, come sempre pungente. C'è Baccelli che parla con Polimeni. Polimeni è raffigurato con una cazzuola da muratore in mano. Ancora con la cazzuola, dice Baccelli, allora devi andare a Maggiano, altro che Campo di Marte. Per noi sapete che Maggiano ricorda sempre l'ospedale psichiatrico. Ecco qua la prima pagina della Nazione, poi spiegata con le pagine interne. Un breve break, la pubblicità e poi torniamo, ricominciamo a parlare con Gianmarco, continuiamo a vedere le immagini perché dalla regia Matteo Bedini ce le stava facendo vedere e poi vediamo anche gli altri titoli, tra poco.